Ciao e bentornato sul canale. Quando si parla di questo favoloso alimento, anzi di questa miriade di alimenti che vanno sotto il nome generico di funghi, si incontra a un certo scetticismo in molte persone che hanno paura di beccarne magari uno che sia mortalmente velenoso, oppure quelle persone che ne mangerebbero tutti i giorni a betoniere. Poi c'è chi si ritrova sotto le piante dei piedi, ma quelli sono un altro tipo di funghi. Battuta scema a parte, oggi appunto andiamo a parlare del mondo dei funghi. Prima di cominciare, se non sei parte di questo progetto salutista, puoi sempre entrare a farne parte in qualunque momento della tua giornata iscrivendoti a questo canale e cliccando la campanella delle notifiche. È un qualcosa di gratuito e magari, come sempre, puoi trovare nuovi spunti di discussione e anche di riflessione su salute e su nutrizione. Anche se originariamente erano annoverati fra le piante, i miceti, detti comunemente funghi, in realtà sono un regno a parte che include anche le muffe e i lieviti, che possono essere organismi eucarioti sia di natura unicellulare che di natura pluricellulare. Non essendo piante, non sono in grado, non possono prodursi il sostentamento tramite la famosissima e noiosissima cosa che tutti studiavamo in biologia, la fotosintesi clorofilliana, ma sono infatti organismi eterotrofi, cioè si nutrono di composti o sostanze di tipo organiche che in realtà vengono trasformati da altri organismi e che solo a quel punto possono essere usati come sostentamento e assimilati dai funghi. Per questo motivo non possiedono tessuti che contengono appunto la linfa come invece hanno le piante. Ultimo piccolo fattore determinante è che per riprodursi devono appunto andare a spargere le loro spore ed anche in questo caso, essendo un regno a parte, non hanno niente in comune col sistema riproduttivo, sia esso quello del regno vegetale che del regno animale. Che vita triste che fanno i funghetti. Ci sono centinaia di migliaia di specie di funghi al mondo, ma solo un migliaio circa sono quelli che per noi esseri umani sono commestibili, quelli prevalentemente visibili a occhio nudo, anche perché la maggior parte invece dei funghi sono di natura microscopica o comunque sono invisibili all'occhio umano, date le minime dimensioni. Fra di questi, anche se prima facevo una battuta, ci sono effettivamente i cosiddetti funghi patogeni, quelli che, ad esempio, vanno a causare le varie micosi come, non so, il piede dell'atleta o la tigna. Ma qui si parla di funghi mangerecci, per cui sorvoliamo su questo aspetto. Inoltre, è da ricordare che non tutti i funghi sono commestibili, ma ce ne sono decine mortali e molti altri comunque velenosi, anche se non sono mortali per noi esseri umani. Per esempio, 30 grammi di una manita falloide possono portare alla morte di un essere umano adulto. Per cui sarebbe il caso di fare sempre verificare i funghi raccolti da noi stessi da un esperto dell'ASL. Per quanto riguarda invece quelli che andiamo ad acquistare nei supermercati, quelli non provengono mai da un raccolto fatto nel sottobosco, ma sono coltivati o allevati, come molti continuano a dire, anche se non credo si possa allevare un fungo, non so, porti a guinzaglio. Per cui non c'è nessuna pericolosità per queste specie. Per completare il discorso della velenosità, per il fatto che i funghi rilasciano spore, è possibile anche contaminare un bel raccolto magari di funghi buoni, se nello stesso cestello con cui andiamo a portare quelli che abbiamo raccolto, andiamo a mettere anche un solo fungo velenoso. Per cui, secondo me, sarebbe meglio acquistarli. Poi, fai un po' te. Cosa rende i funghi particolarmente importanti per la nutrizione umana? Tantissime cose. Prima di tutto, i funghi commestibili, che sono quelli appunto più grandi e che vengono definiti proprio per questo motivo macromiceti, cioè grandi funghi, proprio per identificare il fatto che sono grossi, questi qui contengono tantissime proteine e tantissima fibra alimentare, sia solubile che insolubile. I carboidrati che li contraddistinguono sono per la maggior parte di quella tipologia che noi definiamo complessi, come la chitina. Per chi non ne faccia un consumo frequente di funghi o per chi stia cominciando a consumarli da poco, consiglio di cominciare con delle piccolissime porzioni saltuarie, perché alcune molecole appunto di questi particolari carboidrati complessi, come la chitina che accennavo prima, possono ad esempio risultare pesantucci da digerire all'inizio, perché vanno ad affaticare il nostro apparato digerente, appesantendo il suo lavoro, perché non abbiamo, diciamo, la risposta enzimatica. Alcuni funghi sotto forma di muffe, inoltre, sono inoculati poi nei cosiddetti formaggi erbolinati, come il Blue Stilton inglese o il Roquefort francese, e ovviamente il nostro
il nostrano gorgonzola. Famoso è anche il lievito di birra, che è anch'esso un fungo, usato sia per la panificazione che per la birrificazione. Ho anche parlato di un microfungo commestibile di recente, che va sotto il nome commerciale di Quorn e per il quale ti lascio qui da qualche parte nello schermo il link per quel video, se sei curioso di scoprirne di più e magari se lo consumi già, non so se vuoi saperne qualcosa in più. Ma molti funghi sono utilizzati anche in campo farmaceutico e farmacologico, infatti data la loro capacità di produrre molecole antimicrobiche, alcuni principi attivi di produzione farmaceutiche partono appunto da alcuni funghi, per esempio alcuni farmaci antibiotici, o anche dei farmaci antitumorali, o anche degli integratori alimentari. Si tratta di alimenti, in realtà, di funghi che sono poco calorici e per questo, unito al fatto che sono ricchi di acqua, li rendono praticamente mangiabili in quantità abbastanza elevate. Infatti, quando li cuciniamo, è palese vedere come vanno a sviluppare anche un leggero sughetto che, se addensato magari con un pochino di farina o amido di mais, ci aiuta anche a ritenere quelle vitamine idrosolubili che potrebbero andare eventualmente e inevitabilmente ad andare perse se buttassimo questo prezioso sughettino. Le calorie possono variare, ovviamente da specie a specie, ma in linea di massima 100 g di funghi hanno all'incirca fra le 55 e le 60 kcal, per cui per consumare tante calorie dei funghi ce ne vuole parecchio. Data l'enorme differenza nella composizione dei funghi, sarebbe prettamente e praticamente inutile cercare di dare dei valori nutrizionali ben precisi. Ora ti vado a dare alcuni valori generici per quanto riguarda i macronutrienti, che sono più o meno similari per tutte le tipologie di funghi, ma per quanto riguarda i micronutrienti, quello purtroppo dipende dalla tipologia di fungo, dalla zona in cui cresce, da come è coltivato, se si tratta di una coltivazione, dal terreno e così via. Una cosa quasi impossibile da fare. Ma ti lascio un documento qui sotto in descrizione che fa una bella panoramica in merito ad alcune tipologie di funghi in linea generale in comparazione ad esempio con altri alimenti. Per quanto riguarda i macronutrienti, 100 g di funghi contengono all'incirca in media 58 kcal. Di questi 100 g, 75 circa sono di acqua, quasi 10 sono di carboidrati per un valore medio di 9,6 g, 4,7 g sono di proteine di ottima qualità. Anche qui la composizione varia da fungo a fungo, ma la qualità proteica con gli aminoacidi essenziali è ottima. Poi abbiamo 5 g di fibra, sia insolubile che insolubile, e una fonte trascurabile di lipidi, più o meno 0,4 g. Per quanto riguarda i micronutrienti, pur non potendone fare una scheda ben precisa con dei valori, basti sapere che i funghi sono tutti quanti ricchi di ferro, rame e potassio per quanto riguarda i sali minerali, ed inoltre contengono tantissime vitamine del gruppo B. A questo è da aggiungere che nei funghi sono presenti anche una serie di fitocomposti antiossidanti e fluidificanti per il sangue che evitano la formazione ad esempio di coaguli, per cui ha un ottimo effetto, diciamo, il fungo sul nostro sistema cardiocircolatorio. Tra l'altro i funghi che compriamo al supermercato sono coltivati su un terriccio particolare e questo terriccio viene definito substrato produttivo, che è solitamente composto da del letame fresco, solitamente di animali da pascolo, paglia e residui vegetali che vengono ovviamente sterilizzati prima di andarci a coltivare i funghi. Questo aspetto però dà ai funghi coltivati un surplus, e cioè la presenza di vitamina B12, dato dal fatto che il letame animale passa questa importantissima vitamina al fungo. Questo è particolarmente importante e molto interessante per tutti quei soggetti che sono vegani e appunto possono andare ad incorrere, come si sa, nella carenza di vitamina B12, che notoriamente è solo di origine animale. Altro spunto da tenere in considerazione, secondo me, riguarda i funghi secchi, quelli essiccati. Questi qua, infatti, essendo essiccati al sole, sono una fonte importantissima di vitamina D, che altrimenti non sarebbe contenuta in tale quantità se fossero consumati da funghi, ad esempio, freschi. E per cui ben vengono i funghi porcini o i citachi secchi e reidratati, che oltre ad avere un sapore un po' più intenso e marcato rispetto ai funghi freschi, che ci permette ad esempio di utilizzare meno sale nelle nostre preparazioni, ci permette anche di assumere molta più vitamina D da una fonte vegetale. Ovviamente, se sulla confezione viene menzionato che questi funghi sono stati essiccati al sole, perché se vengono essiccati in un essiccatore industriale, ovviamente questa piccola parte di surplus di vitamina D non la puoi tenere più in considerazione. Purtroppo.
Bene, mandami un'email ad info@ethmefood.com oppure lasciami un commento qui sotto se vuoi chiarimenti su questo o su altri argomenti. Se hai qualsiasi domanda, lo puoi sempre lasciare qui sotto. Questi contenuti li trovi anche sotto solo forma di audio podcast su tutte le piattaforme che vai a trovare come sempre qui sotto nella descrizione del video. Ti prego di visitare anche il mio sito internet che non cambia mai, è sempre www.ethmefood.com. Bene, anche per oggi ti lascio andare, mi è rimasta solo la cosa più importante da dirti, che come sempre è eat well, live well and smile. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!